E adesso la pagina politica, ospitiamo in diretta nello studio del nostro telegiornale l'onorevole Raffaele Fitto, europarlamentare, presidente del gruppo europeo dei conservatori. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. Benvenuto ad Antenna Sud. La novità di giornata è la presentazione fatta stamattina a Bari della scuola politica. Di che cosa si tratta? Ha una scuola di formazione politica che ha un obiettivo, quello di far conoscere le opportunità, ma anche il sistema di funzionamento a livello europeo in un territorio dove spesso queste opportunità, che sono tante, non vengono utilizzate. Sarà articolata con una cadenza mensile per i prossimi 6 mesi a partire da gennaio e avrà dei relatori tecnici e politici a livello europeo e nazionale. L'obiettivo è formare giovani e giovani amministratori per poter dare degli elementi di conoscenza adeguati per poter costruire meglio le scelte del futuro. I temi di stretta attualità politica, quella di Draghi, secondo il suo parere la migliore candidatura per il Quirinale, e comunque come si sta preparando il centrodestra a questa novità? Berlusconi ha chance? Ma il centrodestra parte da Berlusconi, che è la candidatura che lo tiene insieme il centrodestra, e vedremo quello che accadrà. Più che inserirsi su una dinamica dei nomi, penso che sia molto importante cercare di capire qual è il metodo. Noi dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica che non sia espressione della sinistra per la prima volta dopo tanti anni, e soprattutto un Presidente della Repubblica che abbia nelle sue corde la sensibilità verso quella coalizione che oggi è maggioritaria nel Paese, cioè il centrodestra. Fratelli d'Italia lavorerà per questo, e auspicando che si torni quanto prima alle urne per poter rieleggere un Parlamento che esprima un governo coerente con la volontà degli italiani, stabile e coerente anche con le esigenze del nostro Paese. Poco più di un anno di giunta Emiliano, quali sono le valutazioni e quali le proposte dell'espressione politica di centrodestra? Ma noi stiamo proponendo delle soluzioni alternative sui diversi temi e lo faremo in modo dettagliato nei prossimi giorni, in modo specifico anche settorialmente. Dopo un anno restano due elementi, una giunta che perde pezzi ogni giorno e una distribuzione come se fosse un grande centro commerciale di ricchi primi e cotillon per tutti, perché non manca nulla per nessuno, vengono fatte addirittura le nomine in assenza dell'ente, si nomina la persona che doveva ricoprire il ruolo. Siamo veramente ad una mercificazione che noi condanniamo duramente e che fa perdere di vista invece quelle che dovrebbero essere le vere priorità di una regione come la Puglia in una stagione complessa ed importante quale quella che stiamo vivendo, sia per la crisi Covid ma anche per le opportunità finanziarie ad essa collegate. C'è una scadenza elettorale importante, il secondo comune di Puglia, Taranto, e come si va? Il centrodestra come va? Mi auguro che il centrodestra superi le divisioni al suo interno e punti ad una unità di intenti. Nei giorni scorsi ancora una volta si è tentato di mettere in campo polemiche e divisioni, io non raccolgo provocazioni, penso che il centrodestra debba ritrovarsi per trovare le soluzioni giuste e poter essere credibile e dare un'alternativa a un fallimento, perché di questo parliamo, del centro-sinistra al governo del Comune di Taranto. Grazie. Grazie a voi, Raffaele Fitto. Adesso passiamo all'emergenza Covid.